Savona chiama Italia in un momento di crisi, ma anche di importanti opportunità. Durante l'assemblea pubblica di Confindustria, che si è tenuta nella sala della Sibilia del Priamar, si è parlato di presente, ma soprattutto di futuro. Savona è in difficoltà, ma sta dando segnali importanti di ripresa. Savona chiama Italia e Savona si propone come laboratorio per il paese che sarà, perché in questi territori, che sono le aree non metropolitane, che rappresentano però la spina dorsale del paese, come la nostra provincia, è possibile consolidare il presente in termini di resilienza e costruire un futuro di rinascita, di crescita e di sviluppo. E ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, perché nonostante le grandi difficoltà che stiamo vivendo, il tessuto produttivo ha dimostrato e lo ha fatto inequivocabilmente in questi anni di essere reattivo e pronto e capace, anche coraggioso nel fare delle cose. Non è neanche un problema di risorse, perché i fondi del Recovery Fund sono lì a dimostrarlo. Non è neanche più un problema di tenuta della maggioranza parlamentare, perché una maggioranza così non si è vista in questa seconda repubblica cosiddetta dal 92 a oggi. È soltanto un problema di volontà, cioè se si vuole, oggi si può fare. Savona chiama Italia per dire che Savona è una provincia produttiva, i numeri del 2022 sono numeri che ci portano ampiamente sopra il 2019 e il 2018, quindi periodi anti-Covid, grande export, grande tenuta del porto, grande ripresa del turismo. Quello che occorre sono politiche nazionali e regionali che permettano di superare quello che per Savona, ma anche una parte d'Italia, l'inverno demografico, cioè per riattirare persone nelle province, delle province produttive. Dall'altra parte, il fatto che se siamo una provincia e un territorio ligure che vive di logistica, di industria e di turismo, non possiamo evidentemente permetterci di avere le infrastrutture che abbiamo, da un punto di vista non soltanto di manutenzione, ma la necessità di avere nuove infrastrutture, perché sono troppi anni che se non ne costruisce, anche se negli ultimi tempi, devo dire, su Genova in particolar modo sono state risolte alcune problematiche e altre speriamo vengano risolte dal Terzo Valico, è chiaro che abbiamo ancora bisogno di infrastrutture anche di natura viaria per poter far viaggiare in modo fluido sia le persone sia le merci. È un momento importantissimo per il nostro territorio, certamente un momento di crisi dove si sente la crisi, ma anche il momento delle opportunità. E si possono costruire avendo le idee chiare, delle progettualità chiare, una coesione di territorio, tutti elementi che si stanno formando in questo momento e che costituiscono una premessa. Dobbiamo giocare questa premessa, declinarla per davvero dare un segno di svolta al territorio di cui ha bisogno. La ricetta è sicuramente quella di comprendere il momento particolare con le difficoltà che ci sono e cercare le persone che possono essere anche formate nell'ultimo miglio, per così dire, per essere inserite nelle imprese. Ma anche noi cerchiamo di spiegare alle imprese l'importanza di investire nel medio periodo, quindi con apprendistati di primo e terzo tipo, con adesione agli ITS, cioè tutte quelle attività che consentono da un lato da parte nostra rispondere ai bisogni delle aziende di oggi, ma anche di programmare quelle che saranno le risorse umane dei prossimi anni. Savona credo che sia una tappa importante delle visite del presidente di Confindustria nazionale in tutte le principali province italiane. Intanto Savona barra Vado, perché noi abbiamo due scali come sistema portuale, credo che sia una provincia in netta ripresa. Dal punto di vista industriale e logistico, ad esempio l'area di Vado è una delle più vitali a livello regionale ma anche nazionale. Non abbiamo quasi più aree libere da affidare a imprenditori privati e il porto sta registrando una ripresa rispetto agli anni della pandemia in diversi settori merceologici. Abbiamo alcune sfide davanti, una su tutte la rivitalizzazione dell'impianto delle funivie e di tutta la filiera delle rinfuse solide, e abbiamo il piano regolatore in piena fase di svolgimento, quindi l'appuntamento con il presidente di Confindustria è quanto mai opportuno. La scelta di andare sull'elettrico è una scelta sbagliata. Sbagliata primo, perché se l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è veramente la sostenibilità ambientale, allora credo che tutti noi in questa sala abbiamo almeno uno o due cellulari. La batteria dei vostri cellulari, il polo positivo, cosa contiene? Litio e ossido di cobalto. Il cobalto, come viene estratto?
da 400.000 bambini in Congo che lavorano 12 ore al giorno a mani nude. È sostenibile la batteria? Se voi mi dimostrate che è sostenibile, andiamo tutti sull'elettrico. Io dico che oggi non è sostenibile. Ci stiamo nascondendo rispetto a qual è il problema della sostenibilità. Secondo, noi stiamo consegnando la nostra filiera dell'automotive e sappiamo benissimo quante sono le imprese italiane che lavorano nella componentistica ai produttori asiatici, che determineranno il prezzo di vendita di quelle automobili, perché saranno in regime di monopolio. Oggi vediamo già l'effetto. Le auto elettriche sono costosissime. Non è così facile fare la transizione. Si chiama quello che succederà, cioè il fatto che non verranno comprate quelle nuove e manterremo un parco auto obsoleto, effetto Cuba. Qualcuno è stato a Cuba? Hanno le macchine degli anni 60.